Per Full Art Immersion parliamo di Raikyuan, questa artista argentina ma di origini italiane, che viene da una zona dell'Argentina che si chiama Mesopotamia. Vive e lavora attualmente Raikyuan qui in Italia. Argentina di origine italiana, dicevo, ha un percorso assolutamente eterogeneo e poliedrico questa artista, tant'è vero che approccia anche delle altre arti che sono la calligrafia e il piumino. Per parlare d'arte, per Raikyuan non si può parlarne senza far intervenire dei temi che riguardano il genere umano, temi importanti che identificano l'arte di Raikyuan, come la psicologia, l'antropologia, la sociologia, la geografia, la terra, il rapporto con la terra ancora forse più importante, e l'animo umano, gli ultimi, l'essere umano, insomma al centro della pittura di questa artista. È una pittura, quella di Raikyuan, una pittura cruda che ha molto di europeo, sembra di assistere a quei tipi di figurazione che nascono in Europa a cavallo tra la fine degli anni 40 e i primi anni 70, no? C'è molto di questo tipo di arte nel modo con cui lavora questa artista. È un percorso sicuramente simbologico, assolutamente, quello della pittura di Raikyuan, perché tutte le sue opere fondamentalmente ci parlano appunto di anima, ci parlano di essere umano, dell'animo umano. Abbiamo parlato per Full Art Immersion di Raikyuan.